Ciao a tutti amici e bentrovati sul nostro canale. Siccome siamo nel periodo autunnale, abbiamo deciso di portarvi una torta davvero particolare, a forma di cassetta di frutta. La cosa bella è che è interamente commestibile e vi assicuriamo che avrà un grandissimo effetto wow a tutti i vostri cari. È divertentissima e molto facile da realizzare. Iniziamo! Iniziamo la ricetta preparando la crema. Quindi in una bowl mettiamo 400 g di mascarpone freddo dal frigo, 120 g di latte condensato, chi volesse vedere il nostro video lo trova in descrizione e mescoliamo un po' con una marisa. Aggiungiamo 200 g di panna montata zuccherata poco alla volta, mescolando lentamente dal basso verso l'alto. Aggiungiamo i semi di vaniglia e continuiamo a mescolare. Adesso prendiamo un piatto da portata e mettiamo un po' di crema alla base, così da rendere stabile la torta. Mettiamo in fila i savoiardi, sempre se volete vedere il nostro video lo trovate in descrizione, che misurano circa 10-11 cm di lunghezza e di larghezza 3. Dopo aver fatto il primo strato, qui abbiamo una composta al mango, ma potete utilizzarne di qualsiasi altra tipologia, dalla quale separiamo i pezzi di frutta dal liquido, mettendoli in una ciotola con carta scottex. Quindi con lo sciroppo bagniamo i savoiardi. Fatto ciò, mettiamo un generoso strato di crema e sopra mettiamo il mango a pezzetti, ricoprendo tutta la superficie. Procediamo allo stesso modo con il secondo strato, coprendo i savoiardi con la crema per farli aderire alla frutta. Bagniamo di nuovo i biscotti e aggiungiamo la crema, ricoprendo anche i bordi. Mettiamo in frigo per almeno un'ora. Nel frattempo ci occupiamo della parte più divertente della ricetta, ossia la casetta di pasta frolla. In una ciotola mettiamo 300 g di farina zero setacciata e 125 g di burro freddo tagliato a cubetti. Lavoriamo velocemente con le mani fino ad ottenere un impasto sabbioso. Aggiungiamo 100 g di zucchero, un pizzico di sale, i semi di vaniglia, un uovo e un tuorlo. Incorporiamo gli ingredienti con una marisa. Poi ci aiutiamo velocemente con le mani per rendere il composto omogeneo. Prendiamo l'impasto, lo lavoriamo veloce fino a formare una specie di rettangolo, copriamo con pellicola trasparente e mettiamo in frigo per almeno mezz'ora. Mettiamo l'impasto su un foglio di carta forno spolverizzata di farina e ne mettiamo un po' anche sopra l'impasto e stendiamo formando un rettangolo con spessore di mezzo centimetro. Trasferiamo l'impasto su una teglia e mettiamo in freezer per 15 minuti. Lo tiriamo fuori e prendiamo le misure per la torta. Tenendo conto che la torta, arricchita di bagna e crema, si espanderà, passando nel nostro caso da 22 a 24 cm di lunghezza e da 15 a 17 di larghezza, dobbiamo creare i primi 4 pezzi di 26 cm di lunghezza e 3 di larghezza. Eccoli qua! Poi creiamo altri 4 pezzi da 19 cm per 3 cm. Una volta fatti i pezzi grandi e quelli piccoli, li mettiamo su una teglia e con uno stuzzicadente passiamo sopra per creare l'effetto del legno. Mettiamo in freezer per 10 minuti e accendiamo il forno a 180 gradi statico. Poi cuociamo per 15-18 minuti o finché inizieranno a dorarsi. Tiriamo fuori dal forno e lasciamo raffreddare completamente nella teglia. Poi con un pennellino spazzoliamo del cacao amaro per rendere gli incavi più scuri e dare l'effetto finale del legno.
Ecco qua i primi pezzetti finiti. Ora ci occupiamo dei restanti. Con il restante impasto facciamo lo stesso procedimento. Dovremo ricavare 8 pezzi da 9 cm per 3 cm. Infine facciamo i chiodi. Sono 16 piccole palline. Come mostra la mamma, vengono schiacciate leggermente con le dita. Adesso possiamo formare la struttura della cassetta. Quindi prendiamo un pezzo di quelli da 9 x 3 cm, mettiamo per metà dell'altezza la crema e li attacchiamo a coppie negli angoli. Prendiamo i pezzi grandi da 26 cm, spalmiamo del cioccolato fuso all'estremità per fare aderenza sugli angoli. Mettiamo in frigo per 10 minuti. Prendiamo i pezzi da 19 cm e li sporchiamo leggermente ai laterali, poi li attacchiamo alla torta. Mettiamo altri 10 minuti in frigo. Facciamo il secondo strato come prima, poi mettiamo in frigo per altri 10 minuti. Infine mettiamo i chiodi, fissandoli negli angoli con il cioccolato fuso. Mettiamo per altri 10 minuti in frigo. Guardate che bellissima frutta abbiamo scelto! Ribes, fichi, mirtilli, melograno, fichi d'India, uva pizzutella e uva rosé. Possiamo dire che siamo alla frutta. A parte gli scherzi, qui è tutto relativo. Potete mettere tutta la frutta che volete. Suggeriamo di mettere la frutta circa 10 minuti prima di essere servita, per preservare tutta la freschezza. Guardate che bella la nostra torta! Fresca e vivace, perfetta per l'autunno. Bene amici, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso gustiamo questa meravigliosa torta. Cosa posso dirvi? È una torta stratosferica, è buonissima, gustosa e davvero morbida. Infatti i savoiardi si sono inzuppati alla perfezione con lo sciroppo al mango, che gli ha donato un gusto in più. La crema è vellutata e buonissima e crea un ottimo contrasto con tutta la frutta sopra, che oltre a dare un effetto visivo bomba, rende la torta speciale, proprio perché siamo in questo delizioso periodo d'autunno. Insomma, cosa posso dirvi? È buonissima, assolutamente da provare! Ok amici, il nostro video si conclude qui. Vi piace il nostro canale? Iscrivetevi e lasciateci un bel mi piace. Non costa nulla, ma a noi può fare la differenza. Ci vediamo al prossimo video!